Buongiorno a tutti. Parliamo con la professoressa Carmen Betti, che è stata per molti anni docente di storia della pedagogia all'Università di Firenze. Lei è stata una grande studiosa di Lamberto Borghi e insieme con Franco Cambi, 2 anni fa, ha ripubblicato presso le Edizioni Junior un libro importantissimo di Lamberto Borghi, che si intitola Educazione e autorità nell'Italia moderna. Ecco, è proprio a lei che ha studiato e che conosce il pensiero di Borghi e che ha ripubblicato questo libro in cui c'è la parola autorità legata alla parola educazione. Ecco, chiediamo proprio una sua battuta su un tema, su una questione che in queste ore, in questi giorni è molto discussa. Cioè, si dice nella scuola non c'è più autorità e questo sta facendo andare male le cose. Nella scuola bisogna ripristinare l'autorità, nella scuola bisogna ripristinare anche il potere degli insegnanti nei confronti degli studenti. Che cosa ne pensa lei e che cosa ne avrebbe pensato Lamberto Borghi di questo ragionamento? Allora, faccio una premessa. Prima di insegnare all'università, io sono stata direttrice didattica, quindi vengo dalla scuola in azione, per così dire. E è stata una, diciamo, esperienza altamente formativa che mi ha chiarito molte idee. Credo che nella scuola, più che mancare l'autorità, manchi l'autorevolezza. Manchi quella passione che un tempo c'era, soprattutto io ho insegnato in un periodo che ritengo molto fortunato, anche se inquieto e anche con purtroppo una scia di sangue, vale a dire gli anni post-contestazione, però erano anni in cui veramente ci si credeva nella scuola, nella funzione della scuola, anche perché era l'agenzia insieme alla stampa, grosso modo, che aveva una funzione formativa forte. Oggi ha una funzione meno forte perché ci sono molti altri mezzi di comunicazione, i network, eccetera, le reti varie, però quello che secondo me è venuto meno e va ritrovato uno slancio e una fiducia nel potere trasformativo dell'educazione, che era il pensiero di Borghi. Borghi, insieme a lui, erano convinti che l'educazione ha una grossa possibilità di elevare i sentimenti e lo spirito partecipativo, quello di cittadinanza. Anche questo, purtroppo, diciamo, le è venuto un po' meno perché passiamo molte ore davanti ai computer, davanti ai mezzi di comunicazione di massa, ma stiamo meno insieme. Allora, questo già, secondo me, avviene nella scuola, dove non si fanno più le cose insieme, non si propone, credo, perché io adesso non insegno, quindi vado un po' sulla base di quello che mi viene detto, c'è più solitudine e quindi va ritrovato questo spirito, questa, come posso dire, proprio sensazione profonda di incidere, di poter incidere. Ecco, senta professoressa, forse può anche essere che sia proprio la scuola, siano proprio gli insegnanti oggi a non credere più molto alla capacità e alla possibilità della scuola di incidere sul tessuto sociale, sulla comunità esterna. Quindi forse c'è anche proprio un po' questa mancanza di fiducia da parte degli insegnanti. Sì, è possibile perché gli insegnanti si rendono conto di avere dei concorrenti molto forti e molto attraenti, perché loro dispongono solo di parola e di libri.
mentre i mezzi di comunicazione di massa sono sempre più sofisticati, sempre molto più attraenti, quindi non hanno torto da certi punti di vista. Credo che manchi proprio quello spirito, quello slancio, cioè per intenderci, Don Milani ha insegnato molto, oggi viene considerato uno di quelli che hanno rovinato la scuola, ma io credo che vada un po' riscoperto lo spirito, non dico di Don Milani, ma quello spirito, quella fiducia nell'importanza della propria funzione. L'insegnante sicuramente oggi è più professionalizzato e anche più preparato, ma forse ha perso la fiducia nell'efficacia della relazione, mentre i ragazzi hanno un gran bisogno di rapporto con gli insegnanti, con gli adulti in generale e con gli insegnanti in particolare, perché sono figure alternative a quelle familiari e quindi hanno un'importanza molto elevata. E io credo che occorra lavorare in questo senso. Ecco, ma lei è fiduciosa per il futuro della scuola e soprattutto per il futuro dei nostri ragazzi? Lei pensa che potrà cambiare qualche cosa? Io credo che la fiducia non vada mai persa, perché se si perde la fiducia abbiamo già perso. Quindi io continuo ad avere fiducia anche perché ho organizzato durante la mia attività accademica moltissimi corsi di aggiornamento e anche di perfezionamento, master, e sono venuti in Italia insegnanti carichi di desiderio di acquistare nuove consapevolezze, di poter insegnare in modo diverso. Quindi c'è una popolazione tra i docenti molto motivata. Allora va ridato slancio a questa fiducia, secondo me. E adesso le università si vanno un po' attivando per trovare contatti con le scuole, perché io credo che ci sia molta solitudine. Questo scambio università-scuola può essere molto utile per rimotivare, credo. Perché? Senta, e quindi per concludere, possiamo pensare ad una scuola in cui autorevolezza e libertà si possano coniugare fra di loro? Io credo che sia fondamentale, cioè che l'autorità di per sé serva poco, intesa come viene prospettata oggi. Serve riacquistare autorevolezza agli occhi dei ragazzi e quindi instaurare con loro uno scambio, certo, su aspetti che sono interessanti anche per i ragazzi, ma è possibile, non è una cosa impossibile. E ci sono, io ho conosciuto degli insegnanti delle aree di confine che venivano da Napoli a Firenze, per esempio, da certe zone veramente diseredate, pur di acquistare nuovi contatti, nuove consapevolezze. Quindi io ci credo, continuo a crederci. Bene, Va e bene. ci crediamo tutti insieme a lei e ce lo auguriamo. Grazie, Grazie. professoressa. Grazie Grazie. molte di nuovo.